Le infrastrutture vanno fatte. Certo, bisogna trovare il modo di coprirle con un manto di etica parlando. Esigenza infrastrutturale e tutela del paesaggio. Questo è il titolo del convegno organizzato dalla Brigata Amici dei Monumenti nell'Aula Magna del Liceo Redi di Arezzo, nel quale è stata ripercorsa la storia della E78. L'esigenza di unire il Tirreno e l'Adriatico esiste da diversi secoli. E la Brigata non ha le competenze per poter prendere una posizione, non prende posizione. Abbiamo ritenuto doveroso interpellare, investire l'ordine degli ingegneri. Sono oltre 60 anni che la Due Mari attende la conclusione per poter collegare finalmente il Tirreno con l'Adriatico. Il primo atto di programmazione della Due Mari risale al 1958, poi nel 1981, quando io ero ancora giovane ingegnere presso la provincia d'Arezzo, fui interessato a seguire la progettazione della Due Mari nel tratto aretino. Devo dire che un risultato è stato ottenuto, perché il tratto più difficile dal punto di vista orografico, che è quello fra Palazzo del Pero e Le Ville, è stato realizzato, ma ci è voluto circa 20 anni. Poi ancora siamo in discussione negli altri tratti, in particolare fra Le Ville e l'innesto con la E45, ma soprattutto fra San Zeno e lo svincolo della Magnanina, e siamo nel 2023. Questo è il problema.